nel momento in cui andremo a definire anche le aree, no? Queste aree qui saranno poi dopo, diciamo, aree dove avranno veramente una vera forza sul territorio. Noi quello che vogliamo portare è abbracciare il territorio e far sì che ci sia un'azione di sviluppo. Arezzo non avrà la macroarea territoriale di UbiBanca che sarà insediata a Roma, ma dai nuovi vertici si aprono spiragli importanti per il mantenimento nel territorio aretino di un centro direzionale forte e strategico. Quello che conta saranno le direzioni territoriali. Le direzioni territoriali saranno veramente forti, saranno sul territorio e avranno dei poteri che sono molto, molto più ampi di quello che oggi la banca aveva nel suo insieme. La macroarea, una delle sette in cui sarà suddiviso il territorio nazionale per la Banca di Bergamo, avrà dunque sede a Roma e gestirà le filiali di Toscana, Lazio ed Umbria, ma resterebbe comunque fondamentale il mantenimento di un centro direzionale in una regione dove le filiali dell'ormai ex Banca Etruria sono centrali. Oggi in Toscana noi non c'eravamo, con questa operazione qui abbiamo la possibilità di essere sul territorio, un territorio che conta. Intanto ha preso avvio oggi e proseguirà per 50 giorni la trattativa sindacale su organici e filiali. Dal punto di vista occupazionale nessuno perderà il posto di lavoro, tutti rimarranno poi dopo, diciamo, al loro posto, però non posso in questo momento qui anticiparvi un qualche cosa che è frutto di una trattativa.